L'abbandono. Piccolo cane, l'inverno è passato, sei nato felice, ti hanno adorato. Tra i bimbi saltavi, la casa guardavi, carezze, balocchi, mangiare coi fiocchi. La cuccia, ma che, sul letto dormivi, fra giochi infiniti e baci improvvisi. Il bimbo rideva di giorno e di notte, ma poi furon botte. Cagnaccio, vai via di qua. La casa è in fermento, partire si deve, finita è la neve, al mare si va. Gommoni, palette, costumi da bagno e le biciclette. Per lui non c'è posto, lasciamolo qua. Sul viale assolato, senza acqua e destino, ahimè com'è triste il suo lungo cammino. Il bimbo non parla, ma dal finestrino lo guarda piangendo. Invano lo segue, la strada lo inghiotte, che buio quel giorno, più buia la notte. Allora, abbiamo iniziato questo servizio con questa poesia. E ci troviamo qui a Montecatini Terme, in questo bellissimo hotel animal friendly, veramente accetta gli animali, infatti Arturino è qua sotto con noi, il nostro piccolino. Spendiamo due parole per questa poesia. Questa ora è estate e qui vengono in vacanza, il 20%, anche il 30% della nostra clientela viene sempre accompagnato da un amico a quattro zampe, che è sì il cane per la maggior parte, però anche i gatti, perché abbiamo avuto anche gatti recentemente. E niente, qui questa è una struttura ricettiva per vacanze, per terme, per comunque passare dello svago. E questa poesia, comunque, visto che siamo in tema estivo, ci racconta che purtroppo l'abbandono ora è molto frequente in questo periodo dell'anno. Io ne so qualcosa perché è di recente che abbiamo fatto io e Artù uno spot proprio contro l'abbandono, dove io e Artù giocavamo a pallone, dove Artù si è messo veramente da solo davanti alla linea di porta, come per dire adesso dai tira, io ho fatto il calcio di rigore, ho fatto gol, manco si è mosso, mi vuoi sfidare, poi non parli neanche il calcio di rigore, però il senso logico era non abbandoniamoli, amiamo gli animali, giochiamoci insieme, bravissima, mondiali d'amore, era proprio questo. Anche quest'anno la nostra partita più importante è quella contro l'abbandono. Vincere per noi vuol dire fare gol nel cuore delle persone e per questo abbiamo selezionato i giocatori migliori, dall'Italia al Brasile. I bambini dicono no all'abbandono e sì all'amore. Mondiali d'amore 2014, vinciamoli insieme! Siamo non sui piedi ma sulle spalle proprio delle terme. Sì, alle spalle delle terme, un albergo comunque gestito a conduzione familiare, perché lo gestisce la mia famiglia. Comunque noi abbiamo un cane. E tu no? Sì, anch'io, io sto studiando, sto finendo di studiare e poi per continuare a gestirlo. Abbiamo anche noi un cane, quindi l'amore per i cani è... Quando poi ce l'hai, da quando l'abbiamo preso hanno detto, cioè, quando muore è il dispiacere più grande, penso. Infatti no, ora è grande, ha subito un intervento, sicché gli siamo un po' dietro, però per ora ce la fa. Viene qui in albergo, sta più volentieri che coi clienti. Sì, volentierissimo. Vengono cani di tutte le taglie, ora abbiamo avuto uno che pesava più di 100 kg, grandissimo, infatti gli abbiamo dato la stanza, quella lì grande, e quando possiamo gli mettiamo, oltre che la cuccia, magari anche un divano o un divanetto dove sta più comodo. Ogni anno c'è il Dog Pride Day, sì. Ecco, ed è un momento in cui veramente gli alberghi sono molto affollati, soprattutto il vostro, e ci sono tantissimi cani. E come fate a gestire tutte quante le persone con gli animali? Noi abbiamo comunque tante camere, tutte abbastanza spaziose. Tante famiglie hanno anche due o tre cani, non solo uno. E Dog Pride Day è una bellissima manifestazione che si tiene in Pineta, qui a pochi passi dall'albergo, dove tutti i cani, ci sono tutte le manifestazioni, giochi, salti a ostacoli per i cani, nel mezzo delle terme, perché non ci dimentichiamo che la Pineta è nel mezzo delle terme, a pochi passi da noi. E comunque i cani qui ci vengono volentieri, perché tutti gli anni sono sempre di più, stanno bene a Montecatini e stanno bene anche qui al Belvedere. Il
definire l'occhiello di questo albergo, qual è? Forse la cordialità. Parlo a nome, penso, di mia mamma, perché è quella che comunque l'albergo lo vive di più, e lei c'è molto presente, perché comunque penso che sul lavoro ci devi essere presente, e lei si dà per tutto, cioè farebbe qualsiasi cosa per il cliente, perché comunque il cliente ha sempre ragione. Allora, hai dato una risposta veramente bellissima, una risposta convincente, e noi ti consegniamo, vi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie. Che è un... Artù, hai visto che ti ha ringraziato? Ma oggi è stanchissimo, veramente. È stata una lunga giornata. È stata una lunga giornata. Vi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo applichiamo, facciamo una bella foto per i giornali, verrete censiti dentro il portale di Canigati TV Channel, proprio nella categoria alberghi, Toscana, Monte Catini Terme, esatto, Hotel Belvedere, bravissima. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui su Canigati TV Channel, mi raccomando, ciao, ciao. Ciao.